Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati sul Bruce Garage. Allora, oggi mi sono preso 2 ore per lavarmi bene 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 la macchina, anche se le ruote fanno ancora schifo, però gli ho dato una bella pulita e volevo raccontarvi un po' come è arrivata questa macchina, che macchina è, perché è arrivata. Gli avviatori di emergenza professionali presentati da BP sono unici e all'avanguardia, tanti modelli per tutte le esigenze. State con Start Booster, buon avviamento a tutti e solo cose svizzere, ragazzi. La pulita è un'altra cosa, ragazzi, c'è da dire che sembra già un'altra. Sì, è vero, si vede di più questo sfreso sulla fiancata, però cosa volete, un dispetto. Nel complesso la macchina è molto sana, la vedete? Macchina del 1999, vi ricordo che macchina sia, è un Pajero Sport 3000 V6 24 valvole, quindi la versione che era più costosa in Italia, e una GLS naturalmente, quindi interno in pelle, cerchi in lega da 16 con gomme 2,45 dedicate e credo anche l'antifurto che qui abbiamo di serie. Allora, la macchina ha 239.000 km, ha avuto 2 proprietari dal 99, il primo per, in un precedente video ho detto metà e metà, invece no, non erano 12 anni e 12 anni, nei complessivi 24 anni, erano 16 anni il primo proprietario e poi i restanti appunto, gli ultimi 6-7 anni, giusto, di Rinaldo. Rinaldo è un amico. Io l'ho seguito nell'acquisto della sua nuova vettura, mi sono occupato di aiutarlo a vendere la sua 325 Cabrio E46, che come ricordate ho venduto praticamente in un'ora sulla mia pagina Facebook, e aveva questa macchina. Aveva questa macchina e a me questa macchina è sempre piaciuta, sempre, sempre ragazzi. E quindi ho detto, anzi lui mi ha detto, mi fa, senti, io mi devo sdebitare per tutto il lavoro che hai fatto di questi 2 mesi, la consulenza e tutto quanto. Mi fa, ma se ti regalo il Pajero, ti paghi il passaggio. E io non ci ho pensato un attimo, ho detto subito sì. Quindi, adesso, questo è un nuovo progetto di restauro. Come vedete, la macchina è sana. Sì, vabbè, Rinaldo era un po', diciamo, pesante, si è un po' rovinato il sedile, però niente di che. Il volante non è rovinato, si è solo un po' scolorito il nero. Questa ha l'impianto GPL, ragazzi, un Landi. Ha fatto praticamente con 60 euro di gas, fatto più o meno a 0,71 centesimi, 650 km in autostrade, strade statali, quindi il massimo dell'autonomia percorribile. La macchina, prima che mi venisse data, negli ultimi 30-40 mila km ha fatto la frizione, il cambio, i riduttori. Devo studiarla questa cosa, perché tante volte nelle Pajero si rompe un pezzettino e ti cambiano tutto. Spero che non sia andata così. Rinaldo questa macchina l'aveva comprata perché praticamente aveva da fare gli ultimi 200-300 metri, una mulattiera, una strada di montagna, in alcuni punti appunto col fango tendeva a scivolare e aveva da fare anche un'inversione a U abbastanza stretta tra le rocce e un albero. Quindi ha fatto fuori in alcune giornate di fango pesante i parafanghi, ha fatto fuori i paraurti davanti e dietro, questo segno qua invece sul portellone gli ha fatto uno che gli stava caricando delle beole che ha caricato su in macchina per portarle appunto in una casa nuova, e diciamo che l'unico parafango giusto è questo, leggerissimo, qualche graffio anche sul paraurti davanti, però nel complesso la macchina è sana ragazzi, fa dei rumori, un po' di differenziale davanti che devo controllare, un po' di rumori le fa la frizione. Insomma, adesso sotto il profilo meccanico devo dire che la macchina funziona. Io ci ho fatto 650 km appena presa, quindi devo dire più che bene, in comodità, la macchina è stracomoda. E niente, adesso praticamente questo è un altro di quei progetti che vedrete rimettere in sesto sotto il profilo appunto della carrozzeria, paraurti davanti, paraurti dietro,
devo capire che cosa fare qui sugli interni, che si sono un po' rovinati caricando delle cose, vediamo un attimino, insomma. Comunque ho trovato già qualcuno che ha dei pezzi di ricambio. Se per caso anche voi avete, siete esperti di questo modello, avete dei pezzi di ricambio, tanto avete capito quali mi possono servire, scrivetemi pure o in privato nella mail che trovate in descrizione, o altrimenti potete scrivermi dove volete, insomma, su Instagram o sotto al commento qui direttamente al video. Quattro vetri elettrici, specchi elettrici, cambio naturalmente con ridotto e riduttore, autoradio dell'epoca, i vari strumenti appunto che possono servire. Devo dire, ragazzi, che la macchina a me piace, e poi piace alle donne, e quindi se piace alle donne è sempre un ottimo segno. Devo trovare appunto un po' di è saltata la S, è saltata la I, vabbè, poca roba, stupidate. Nel complesso però, cioè, come potete vedere, la macchina non è brutta. Devo ancora lavarla, l'ho soltanto aspirata, devo fare il lavaggio degli interni, però è nel complesso una macchina che appunto è sempre stata di due famiglie e non è che l'hanno proprio, diciamo, trattata male. Anzi, diciamo che quando l'ho presa io era, dentro c'era un po' di sporco di campagna, però qui ci sarà da divertirsi, ragazzi. Qui ci sarà da divertirsi nel vederla tornare a splendere. So già come fare per i sedili, so già come fare per il volante, per i pannelli dobbiamo vedere. Insomma, ragazzi, le gomme sono valide, sono delle Michelin. Non so perché ne ha bucata una, ha montato un'altra Michelin, quindi devo comunque ricompattare le quattro gomme. Fortunatamente non hanno tanti chilometri e quindi le metteremo tutte con questo disegno, che tra l'altro mi piace anche molto, devo dire. Macchina va bene. Come prestazione, diciamo che adesso sono 0-100 intorno ai 10 secondi, con questi 177 cavalli che le garantiscono una velocità massima di 175-180 km/h. E una potenza appunto in termini di coppia di 255 Nm, che potrebbero sembrare pochi ai giorni nostri, però devo dire che garantiscono la coppia già ai bassi regimi, questi 6 cilindri a V di 24 valvole, e quindi va bene, va bene, è ottima anche in allungo. E è una potenza, devo dire, giusta, sinceramente. Il 2005 turbo diesel, prima da 109 cavalli, poi da 122 nella versione restyling, era un po' lenta. Io l'ho provata e beveva, ragazzi, lenta e bevucchiona. Perché volevo poi questa? Perché io ho sempre amato molto di più, il muso della versione, della prima versione, non del restyling, che io trovo veramente bello. Trovo un muso da Jeep, lo trovo un muso pulito, lineare, che però ha un bello sguardo che una bella grinta. L'unica modifica che è stata fatta a questa macchina è stata quella di montare delle lampadine a luce bianca, insomma, bianca leggerissimamente, sembrano quasi dello Xeno, senza centralina, quindi omologate. Niente, ragazzi, volevo darvi un'altra notizia. Non so se filmerò la consegna, però la Mercedes è andata a uno di voi, inserzionata e venduta. Quest'anno vi avevo detto che avrei fatto comunque qualcosa di diverso sul canale e stiamo continuando a farlo. Io sono veramente contento dell'arrivo di questa macchina. Adesso faccio un salto dal Pighetti a vedere la Golf, perché mi ha smontato alcuni pezzi per cambiare un paraolio e mi stava rimettendo un attimino a posto il minimo, perché si vede che dopo aver fatto la carburazione ad Ariano e poi essere tornati, comunque, come sapete, col benzinaio, con il serbatoio vecchio, si deve essere risporcato un po' il carburatore, non teneva in maniera regolare il minimo ed era tutto un po' uno strappetto. Quindi in carrozzeria vedremo sia lei che la Golf, e poi credo che la Golf andrà anche lei in vendita, perché, ragazzi, questa col GPL può girare in area B, la Cooper S può girare in area B, il BMW 530 forse anche quello potrebbe andare alla vendita. Adesso gli ho fatto altri lavori, motore in avviamento, sensore giri, un sacco di lavori. Veramente quella macchina lì è nuova
effettivamente con l'area B non la potrei più usare, questa 530 X-Drive, alla quale sono molto affezionato perché lì dentro ci ho visto crescere mia figlia, è diventata grande mia figlia. Siamo partiti che aveva ancora il seggiolino, ormai mia figlia ha 17 anni quasi, prende gli aerei, se ne va in vacanza da sola. E quindi vediamo ragazzi, vediamo. Vediamo quale sarà la prossima ad andare in vendita tra la Golf e il 530 X-Drive. Di sicuro adesso andiamo dal Pighetti a vedere che cosa sta facendo sulla Golf e poi vi aggiorno, vi ragguaglio. Era giusto anche descrivervelo un attimino perché non l'avevate ancora vista. Ah, quello che non vi ho detto è che la macchina è corredata da tutto naturalmente. Carpetta, service book, fatture dei lavori eseguiti. Quindi ha una sua bella storia. Questa adesso vediamo se andrà da Mario Luciani o da Max Danetti a fare la carrozzeria, così come la Golf. Io lavoro con diversi carrozzieri, adesso poi avremo modo di vedere. Come vedete qua c'è tutto il suo armamentario bello ordinato, anche con un paio di lampadine di riserva. Ragazzi, io quello che continuo a dire a tutti quanti è: comprate usati belli, comprate quello che vi piace, comprate usati con una storia, anche se sono chilometrati come questa, però se hanno una bella storia, se hanno appunto avuto pochi proprietari, due in questo caso in 24 anni, se hanno una compattezza d'insieme nel momento in cui vi la provate, l'andate a guidare, starza bene, accelera bene, frena bene, non buttate soldi in finanziamenti in auto nuove se potete evitare. Compratevi dei bei usati e sappiate che con dei bravi meccanici, dei bravi carrozzieri e anche degli youtuber o delle persone che vi fanno vedere come fare a fare certi lavori, come si possono fare certi lavori, non risparmiando, ma cioè non in economia, ma risparmiando, sempre facendole ad alto livello, state connessi perché continueremo a farvi vedere delle cose interessanti per salvaguardare e procrastinare nel tempo l'esistenza di questi mezzi, che sono delle icone. Nella fattispecie il Pajero Sport ha avuto un notevole successo in tutto il mondo, e pur non essendo il classico Pajero, in rapporto al classico Pajero che chiaramente è il successo per eccellenza di Mitsubishi. Basta ragazzi, il bagagliaio non ve l'ho fatto vedere, ma vabbè, insomma, è bello grosso. Buona passione a tutti, state con i bravi, solo cose belle, e ripeto, finché non mi stancherò mai di dirvelo, comprate solo e soltanto quello che vi piace, non sbaglierete mai una volta in tutta la vostra vita. Ciao.